come ho detto nell'intervento che ho fatto in questo primo summit del Mediterraneo, la FDA e quindi l'AIFA introdurranno già nel brevissimo tempo 45 nuovi farmaci di un certo effetto, definiti in first class, quindi importante per i pazienti, all'interno della farmacopea del sistema sanitario nazionale. Tutto questo comporterà un aumento di spese che qualcuno stima più di 3 miliardi di euro entro il 2018. Bisogna capire chi li paga, perché se il sistema sanitario nazionale è sottofinanziato è chiaro che questi farmaci in qualche maniera arriveranno o col contagocce o con un ritardo che forse i nostri pazienti non meritano. Per quanto riguarda l'innovazione tecnologica, ancora una volta continuiamo a parlare per esempio di fascicolo sanitario elettronico, abbiamo fatto adesso un decreto ministeriale, ma chi l'ha visto? Ecco questo, nel senso che, ripeto, l'unico che ce l'ha in Italia è il Trentino, ma è piccolo, è ricco, eccetera, gli altri hanno pezzi di fascicolo sanitario e molte regioni non sono neanche partite. Il 40% della tecnologia, per esempio radiologica o radioterapica, ha più di 10 anni nel nostro paese, purtroppo per lo più concentrati nelle cosiddette, quelle che erano definite regioni canaglie, che canaglia lo erano forse solo parzialmente, che comunque in qualche maniera hanno dovuto subire un piano di rientro con un certo discapito nei confronti dei cittadini, a mio giudizio. Si vede chiaramente anche dei dati di mobilità passiva e anche un po' dei dati di sopravviventi interregionali. Ci siamo. Uniformare può voler dire anche uniformare quello che è un percorso di prevenzione, perché sappiamo che anche questo, nelle varie regioni d'Italia, l'aderenza agli screening non è uniforme, quindi anche forse un'informazione, una pressione sul fatto che ci sia un'informazione maggiore su tutti i cittadini e ci sia un'aderenza maggiore anche a questo. Sicuramente la prevenzione gioca un ruolo importante, quindi vuol dire anche politiche nel territorio legate per quanto riguarda per esempio l'inquinamento, politiche per quanto riguarda le malattie sul posto di lavoro, politiche per quanto riguarda la prevenzione alimentare e così via. Però non dimentichiamo che già adesso a livello nazionale noi spendiamo circa il 51-52% per la medicina territoriale, circa il 46% per gli ospedali e il 4% per quanto riguarda la prevenzione. Quindi intanto facciamo funzionare bene la medicina territoriale, che è già più finanziata che gli ospedali. Si sono invertite le cifre, gli ospedali sono meno finanziati che la medicina territoriale. E soprattutto, come ho detto prima, assicuriamo che tutti gli ospedali trattino nello stesso modo i pazienti affetti da patologie temporodipendenti. Se io ho un ictus a Napoli o ce l'ho a Milano, devo avere la stessa dignità e la stessa possibilità di essere trattati nei tempi previsti per evitare che il mio cervello venga lesionato. Lo stesso vale naturalmente per l'infarto miocardico. Allora, incominciamo a partire da quello che i pazienti non possono scegliere. Se io ho una patologia che mi comporta il fatto di andare velocemente in ospedale, devo avere gli stessi diritti che sia un cittadino della Basilicata o un cittadino del Veneto. Forse questo in Italia non sta succedendo.